Il suo ritorno ad Avellino non sarà come tanti. Attilio Tesser, nonostante una parentesi difficile legata al suo esonero per il momentaneo arrivo di Dario Marcolin, in Irpini ha lasciato il segno e, come lui stesso afferma, anche il popolo biancoverde ha lasciato tanto all'attuale allenatore della Cremonese. Mi fa piacere tornare in Irpini, mi fa piacere tornare ad Avellino, mi fa piacere salutare i tifosi ad Avellino che quando ci siamo lasciati mi hanno tributato un qualcosa che mi ha emozionato, quello sì. Veramente non conoscevo l'Irpinia, non conoscevo Avellino, conoscevo la sua comunità che c'è appunto in Irpinia ma anche fuori, in tanta gente in giro. Mi ha lasciato il segno di una popolazione che veramente mi ha dato tanto, ho conosciuto tanta gente, ho fatto delle amicizie, mi hanno dato il cuore, quindi ho percepito veramente un grande calore, una grande disponibilità, gente meravigliosa. E di questo chi è lì, no, sta Avellino, questo lo capisce, sa che sto dicendo le verità, perché si porta dietro un qualcosa da dentro che ti riempie. Inevitabile il riferimento a chi alla guida dell'Avellino lo ha proposto e gli ha concesso l'opportunità di confrontarsi con la sua prima esperienza da allenatore al sud. Il presidente del Tacone, il DS De Vito e Massimiliano sono quelli che mi hanno dato la fiducia, che mi hanno dato l'opportunità di allenare l'Avellino, di mettere questa maglia addosso, di dire quelle belle cose che ho appena detto su Irpinia, e quindi io li ringrazio, mi hanno dato una bella opportunità, sono contento che mi abbiano dato questa opportunità, li ringrazio e quindi sarà un piacere rivederli come è stato quando sono venuti a giocare a Cremona. Avellino e Cremonese arrivano da due ottimi momenti, entrambe le squadre infatti sono reduci da due vittorie consecutive, Tesser dunque si aspetta una gara molto equilibrata. Penso sono partite equilibrate, a meno che non succeda che una delle due squadre abbia una giornata particolarmente negativa. Dico equilibrate perché questo è un campionato equilibrato, dico perché le due squadre sono due buone squadre, due squadre esperte, due squadre che vengono numeri alla mano perlomeno, dicono da un buon momento, due vittorie l'Avellino, due vittorie noi, e ripeto, a meno che non succeda qualcosa di strano, l'equilibrio ci sarà. La classifica impone ai grigiorossi di venire al Partenio Lombardi per il bottino pieno. Come sempre, come ogni squadra del tecnico di Montebelluna, i Lombardi verranno in Irpinia per fare la gara. Giocarsi la partita a viso aperto, di giocare, avere il coraggio di giocarsela, dopo c'è la parte tattica che ha la sua rilevanza, ma però come mentalità di giocare la partita, di provare a fare la partita. Poi ci sono gli avversari, delle volte la puoi fare, delle volte non la puoi fare, ma quello di essere positiva e propositiva, questo sicuramente sì. Quindi ci veniamo a giocare la partita, ripeto, consci delle difficoltà, ma noi proveremo a fare la nostra partita. Poi se saremo bravi a farla bene, altrimenti vuol dire che una parte del merito sarà dell'Avellino, che non ci impedisce di fare quello che vorremmo fare.